professore di storia, un ottimo elemento. Max rimane in Italia e accetta un Coco Pro. È l'estate del 2007, c'è il governo Prodi, la legge 30 non è stata modificata, milioni di giovani sono senza un futuro e Max era triste. Trova una ragazza un po' sfigata, se ne vanno a Rimini, in una brutta pensione da 90 euro al giorno. Piove, si mangia male, si litiga, poco sesso. Quando tornerà a Milano alla fine del mese, Max avrà malapena in tasca gli spiccioli per il filobus, ma anche un foglietto, sul quale ha scarabocchiato alcune note. Queste. Io valgo 1000 euro, non posso uscire a cena con te. Io valgo 1000 euro, prenota pure senza di me. L'affitto da pagare, mia madre per lavare e stirare. Io valgo 1000 euro, con la laurea e l'NBA. Se tu vali 1000 euro, precario di natura e di idee, ti compro per 1000 euro, compreso laurea e NBA.